I soldi fanno la felicità, o forse no, ma certamente ci aiutano a realizzare i nostri sogni. D'accordo, le persone di successo e i ricchi hanno abitudini molto diverse dalla gente comune. Ma quali sono e soprattutto come raggiungere il loro successo? Vediamo assieme alcune cose che i ricchi fanno, ma i poveri no. C'è un detto che dice che l'uomo è ciò che mangia. Infatti il modo in cui appariamo dipende molto anche da un fattore alimentare. Ovviamente il cibo sano costa, ed è per questo che la gente povera tende ad integrare nella propria dieta il cibo spazzatura. Però quest'ultimo può influire negativamente sul nostro cervello. Infatti se provate a mangiare il McDonald's di mattina, vedrete che vi sentirete molto più stanchi e non avrete la minima voglia di fare niente. Le persone ricche, oltre ad eliminare cibi grassi e zuccherati, mangiano tanta frutta e verdura ad ogni pasto. È ovvio, la verdura di mattina si può anche evitare, ma qualche porzione di frutta vi darà la giusta carica per cominciare al meglio la giornata. Secondo uno studio di Thomas Corley, oltre il 50% dei milionari presenti sulla Terra si sveglia circa 3 ore prima di andare al lavoro. Durante quest'arco di tempo cercano di fare dell'esercizio fisico, di rispondere alle mail e di organizzare tutta la giornata, segnandosi le cose da fare. Imprenditori più importanti si alzano in media alle 5:30, molti però sono già in piedi anche 2 ore prima. Per quanto riguarda invece la gente normale, solitamente quest'ultima tende a dormire fino all'ultimo minuto. Ma fare questo è completamente sbagliato, perché in realtà alzarsi quando non si ha la minima voglia aiuta ad avere una certa carica di energie. Quindi per fare carriera bisogna alzarsi presto, anzi direi molto presto. A proposito di lettura, l'88% dei milionari intervistati legge libri per almeno 30 minuti al giorno. Questa stessa abitudine è adottata da appena il 2% delle persone in difficoltà economiche, che però non rinuncia a guardarsi ogni giorno almeno un'ora di TV. Giusto per farvi qualche esempio, Warren Buffett, che ha un patrimonio di oltre 87 miliardi, spende intere giornate a leggere. Ma anche Bill Gates diciamo che non scherza, infatti ha ammesso di leggere oltre 52 libri all'anno. Ma che cos'è che leggono di preciso? Beh, di solito si tratta di manuali di storia, di economia o biografie di altre persone di successo. Secondo un libro titolato Rich Habits, il 67% delle persone benestanti guarda meno di un'ora di TV al giorno. Questo è dovuto anche al fatto che guardare la TV può distrarre dal fare le cose più produttive e che aiutino a far guadagnare di più. Questo studio inoltre ha dimostrato che le persone povere tendono a guardare i reality show spazzatura, senza dare peso al telegiornale e alle notizie del giorno. Inoltre, giocare ai videogiochi è un'altra abitudine che i ricchi cercano sempre di evitare. Infatti spesso chi deve combattere con la depressione e altri problemi tende a giocare ai videogiochi, in modo da dimenticarsi delle proprie difficoltà. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che il 76% delle persone ricche praticano ogni giorno almeno mezz'oretta di attività fisica. Infatti andare per esempio in palestra aiuta a mandare via lo stress e permette al nostro corpo di lavorare con le massime prestazioni. Infatti se siete molto pigri e passate interi pomeriggi a dormire, provate a iniziare a praticare dello sport e vedrete che riuscirete a sconfiggere questa brutta abitudine.